c'erano i gufi che erano molto scettici, perché gufavano perché non ci fosse questo commissariamento per lo snellimento e la velocizzazione delle attività prodromiche alla installazione dei due termovalorizzatori, uno per la Sicilia orientale e uno per la Sicilia occidentale. È assolutamente importante. Noi andremo avanti col modello Morandi del ponte, che in 2 anni è stato realizzato. E noi, nel rispetto delle procedure, nel rispetto delle regole, nel rispetto soprattutto della sostenibilità ecologica, noi riteniamo di poter andare avanti con un commissariamento. Il presidente Schifani ne ha fatto un cavallo di battaglia, era nel suo programma, nel discorso davanti all'Assemblea nel momento dell'insediamento, ha proprio fatto presente che la installazione dei termovalorizzatori per far finire questo stillicidio e questo grande costo per la regione e soprattutto per i cittadini, per i rifiuti e per la Tari, è assolutamente inadeguato, incongruo e irragionevole. Quindi, se c'è la possibilità, attraverso un sistema sostenibilmente ecologico, di avere dei costi minori e di poter arrivare soprattutto a delle situazioni di uniformità con quelle che sono ormai in quasi tutti i paesi e anche al nord dell'Italia le attività di raccolta dei rifiuti, mi pare che sia, e soprattutto del trattamento dei rifiuti, mi pare che sia un fatto assolutamente normale. Noi siamo assolutamente contenti. C'era chi gufava, c'era chi diceva che il commissariamento non sarebbe mai arrivato. Il commissariamento finalmente è arrivato, ci sarà un rispetto assolutamente di tutte le procedure, ma ci sarà uno è una velocizzazione, piuttosto che aspettare 20 anni, finalmente in 2 anni avremo i termovalorizzatori.